Ciao a tutti amici, ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Daimer 1998, siamo alla puntata, mi pare, la 15. Allora, come al solito, non mi piace fare video, mi piace spesso, anzi sempre fare live, perché insomma è bello condividere l'emozione in quel momento in cui si creano, mi piace fare tagliare video, cose che insomma rendono il tutto un po' troppo artificioso, non veritiero, perché io posso fare dei tagli, eccetera, e mettere quello che voglio io. Mi piace molto di più la diretta. Però, quando arrivo alla fine di un gioco, o verso la fine, preferisco fare un video, di modo che quasi sicuramente il boss finale dei giochi è sempre abbastanza difficoltoso, è abbastanza difficile, quindi non mi piace stare qui a tediarvi e ad annoiarvi con i miei ripetuti tentativi. Quindi io credo che questo potrebbe essere il video conclusivo di Daimar 1998, anche perché sono arrivato ad un punto, se avete seguito la live di ieri, verso la fine sono arrivato ad un punto che c'erano una marea di mostri, porca puttana, e faticavo ad avanzare perché avevo anche pochi proiettili, poche munizioni per il fucile, eccetera. Quindi io adesso riparto da quel punto in cui sono riuscito ad evitare quegli stronzi, perché stare lì ad ammazzarli tutti mi sembra al momento un po' troppo difficoltoso da fare. Non escludo che debba tornare lì per ucciderli. Nel frattempo sono riuscito ad aggirarli e ad arrivare in un corridoio che sembra abbastanza tranquillo. Vedremo come riuscirò a venirne fuori. Ecco, in questo caso, se vedo cose troppo lunghe, nel senso che vedrò delle situazioni in cui sbaglio molte volte e devo ripetere molte volte le sessioni, andrò a fare dei tagli, ovviamente, per non fare un video eccessivamente lungo per niente. Quindi, se vedete dei tagli, è normale che evidentemente mi ero bloccato e perlomeno non sentirete le bestemmie che andrò a tirare. Allora, io direi di iniziare proprio da qua. Allora, lì c'è un tipo. Vediamo un attimo. Perché non mi carichi la pistola? Ok. Allora, vediamo un attimo come stiamo messi con i proiettili. Allora. Bene, bene. Sentite, io mi faccio la barra energetica perché ragazzi qui mi fanno il culetto. Cioè, me l'hanno già fatto più volte. E quindi non vorrei, insomma, far peggio. Allora, ora stiamo a 79% e io porco due mi farei anche l'altra. Così stiamo tranquilli. Vediamo un attimo. Però quasi l'80%, questo carica molto. Io lascerei forse stare. Aspettiamo un attimo. Qui non ho munizioni per questa Colt, non ho mu più munizioni per il fucile, il che... Ah no, dovrei averne 4, mi sembra, aspetta, perché non ho sparato lo stronzo. Quello sputa merda verde. No, infatti. Allora, finché quello stronzo lì rimane lì senza rompere le palle, io andrei quasi quasi a vedere di qua che cazzo succede. Vediamo un attimo. Allora, vediamo un po'. Minchia, c'è uno che sbatte, che sbatte. Che mental drops. Mi fa un cazzo il mental drops, ragazzi. Allora, io non so se quello spaccherà il vetro. Oppure è una tacita premonizione che dovrò andare di là e me lo troverò qua. E me lo troverò qua. Mi sa che è così, ragazzi. Qua mi sa che è chiuso. Vediamo la mappa. Di là sicuramente dagli stronzi c'è ancora della roba da prendere, ma non ho avuto il coraggio, francamente. Allora, c'è la stanza lì, poi ci sarebbe il corridoio là. Vedete, lì ci sarebbe una porta che al momento è chiusa. Quindi, il problema rimane. Allora,
Scusate un attimo che verifico una cosa. Ok. Ok. Allora. Ragazzi, dobbiamo tornare indietro, c'è poco da fare. Se adesso lo stronzo arriva, devo per forza ammazzarlo. Eccolo. Eccolo. Col suo fare ondulante, ma comunque è uno di quegli zombie stronzi, insomma, non dovrebbero creare problemi. Minchia, ha lagato perfino il proiettile, figa. Ha lagato, cioè è arrivato due minuti dopo che ho sparato, fantastico. Vediamo se questo si alza. No, fa la pozzetta di sangue, molto bene, molto bene. Vediamo, no, in effetti però sta stanza non si apre. Vediamo un attimo. Ah, ok, perché in effetti è questa la stanza in cui si deve entrare. Ok. Scheda ID del supervisore. Chissà dove cazzo mi servirà. Ah, potrebbe servirmi per andare di là. Potrebbe servirmi per andare di là dove ci sono gli stronzi lì che mi volevano ammazzare. Che cazzo c'è qua? Allora, oggetto, rapporto, priorità. Questa mi è stata inviata. Vuoi modificarla? No. Allora, a destinatario divisione affari interni, al core con estrema urgenza, stendo questa formale denuncia per riferire la condotta potenzialmente dannosa dei non dei profili di alto rango delle unità delle forze speciali. Il soggetto in questione mi ha direttamente riferito durante un incontro informale di aver pianificato di tradire la compagnia e consegnare del materiale sensibile nelle mani di una società rivale. Cazzo, ma hanno scopiazzato Resident Evil, cazzo, che più di così non si può. A causa di motivi personali che, per quanto gravi e comprensibili, non sono giustificabili rispetto alle conseguenze. Quindi era l'agente lieve praticamente, una persona a lui particolarmente cara. Con estrema riluttanza e dispiacere, quindi mi ritrovo oggi a dover riferire che, per quanto io stia parlando di un professionista rispettato, che ha servito fedelmente la compagnia per tanti anni, anche se si tratta di una persona che conosco da tempo, ho la responsabilità morale di rinunciare a atti che rappresentano una potenziale minaccia per l'azienda. Accidenti. Sarà stato l'agente leave, probabilmente. Quindi qua qualcuno sapeva. Ragazzi, qui c'è un'altra botta di roba a leggere. Capo del dipartimento, grazie all'ottimo lavoro interno, personale, ricerca e sperimentazione, così come tanta roba da leggere comunque in questo gioco, ragazzi. Quindi si conferma che quest'anno una delle strutture di ricerca più affidabili del produttore al pari di controparti. Vabbè, vaffanculo, ragazzi, vaffanculo. Che cazzo volete che vi stia qui a dire? Che cazzo volete che vi stia qui a dire? Allora, beh, comunque, praticamente non c'è un cazzo, non c'è un cazzo. Comunque da mandare, cioè non c'è un cazzo da premere, non ci sono enigmi comunque. Quindi io lascerei stare e continuerei a venire di qua. Ecco, qui ci sarebbero gli stronzi lì in fondo che prima mi seguivano. Beh, vediamo se li lasciamo là tranquilli. Vedete. Temo che si debba per forza andare di qua, ragazzi. Temo che si debba per forza andare di qua. Può usare la scheda per accedere alle aree superiori della diga. Allora. Che cazzo ho premuto? No, non lo so nemmeno io. Allora c'è sicuramente quella stanza là dove c'è uno stronzo bello grosso, e quello me lo ricordo. E quello secondo me è l'area dove mi serve il badge qui che ho appena preso. Allora ragazzi, io veramente per andare sul tranquillo, per ammazzare gli stronzi, mi sa che mi faccio anche l'health fluid, perché ragazzi, vediamo fino a dove si spinge l'health fluid.
Mi sa che posso ad arrivare ad un 130%, mi pare. Sarà la famosa overdose? Ah, è una cosa che torna un po' indietro da sola, ho capito. Allora ragazzi, adesso... Ah, torna indietro da solo, ho capito. Allora, questo è un altro che abbiamo ammazzato. Non sono tanto gli zombetti che mi preoccupano, quanto gli stronzi grossi che sono di là. Quanto gli stronzi grossi che sono di là. Ma con la Predator, ma che cazzo di pistola sarebbe sta Predator? Ma non carica un cazzo sta roba. Ma che proiettili sono questi per sta Predator, porca la figa. 50 mm. Non lo so, ragazzi, non lo so veramente che cazzo di proiettili siano quelli là. Boh. E lì c'è la merda, ragazzi. Lì c'è la merda. Cazzo, l'ho ammazzato, porca puttana. Cazzo, l'ho ammazzato, porca puttana. Porca puttana, l'ho ammazzato, figa. Aspetta che ho perso dei caricatori. Che sono vuoti, figa. Sono proprio vuoti, cazzo. Non ho più colpi, porca mignotta. Non ho veramente più colpi. C'ho questi. Cazzo, speriamo vadano dentro. Cazzo, ho questi colpi. Ragazzi, sono veramente, veramente nella cacca qua con i colpi. 80 per 87%. Ok. Finalmente ho ammazzato lo stronzo perché veramente, ragazzi, ero preoccupato di non riuscire a venirne fuori. Per fortuna ho deciso di venire per di qua. Adesso mi sembra sia rimasto uno stronzo, uno zombie lì, piccolino. Però mi preoccupa quello lì che c'è di là. Quello lì che c'è di là corre come uno stronzo. Ma mi sa che li ho ammazzati tutti questi ragazzi. Mi sa che li ho ammazzati tutti. Allora, vediamo un attimo. No, qui c'è gente che si alza però. Qui mi ricordo che c'è gente che si alza. Allora, io credo che... Ma non c'è un punto per andare a salvare qua, porco due. Non c'è... Dai, cazzo! Non c'è un punto per andare a salvare qua. No. Cazzo, che possa tornare indietro un attimo. Sto cazzo, non posso più tornare indietro, ragazzi. Qui ogni cazzata veramente la paghi cara qua. Adesso
Allora, qui ci sarebbe una porta da andare a vedere, ma... Mettiamo quelli... No, voglio quelli con la punta cava, cazzo. Cioè, non ho capito perché non posso mettere su sti caricatori qua. Non ho capito sta roba, ragazzi. Allora ragazzi, qui c'è lo stronzo e si salvi chi può. Ce n'è uno là, ragazzi, ce n'è uno là. Non so dove cazzo sia. Lo ricordo distintamente che c'era uno stronzo che veniva fuori. Minchia, c'è un alt fluid, ragazzi. Vado piano perché qui c'era uno stronzo che usciva, ragazzi. C'era uno stronzo di quelli grossi, quelli che corrono, cazzo. Ci sia. Mi sembra strana sta cosa. C'è uno stronzetto qua da sparare. Che cazzo è sta merda? Eccolo. Però se io lo prendo per il culo così. Merda, merda! Ma dai, bastardo! Porco due! Signori, signori, allora andiamo a fare il primo taglio perché assolutamente non possiamo continuare in questo modo. Allora, signori, sono riuscito per fortuna, provando solo una volta. Sono riuscito a dribblare lo stronzo che l'ho messo fuori, cioè nel senso che l'ho fatto uscire dalla stanza e l'ho lasciato fuori, quindi adesso dovrò tornare indietro, porco due. Però sono riuscito a dribblarlo, a venire qua. Questa è una zona dove si può salvare, fortunatamente si può salvare, cazzo. Quindi sono riuscito a prendere alcune cose che potevano servirmi e soprattutto vado a salvare adesso che l'ho messo fuori. Ho trovato delle munizioni,
Per quanto riguarda, credo, il fucile a pompa, il fucile a pompa. Adesso però vado a verificare e c'è un armadietto da fare l'hacking col cavo. Quindi anche là potremmo, credo, rimetterci in piedi con le munizioni. Avevo capito. Ah, eccolo qua lo stronzetto. Eccolo, bastardello. Ok. Allora. Ragazzi, ragazzi, ormai siamo verso la fine. Fatto bene fare il video, altrimenti, ragazzi, qui ci facevamo la notte, veramente la notte. Allora. Vediamo se mi ha caricato anche il fucile a pompa. Oh sì. Cazzo, quanti ne ho? Sì, cazzo, 6 colpi, porco due. Vediamo un attimo. Vabbè, sti 6 colpi, però perlomeno sputaci addosso. Vediamo se riusciamo a fare. Allora, un attimo solo che vado ancora a salvare. Così posso fare l'hacking più volte se non dovessi riuscirci, visto che ho comunque i cavi a disposizione. Ok. Vediamo come va con l'hacking. Naturalmente sarà difficile, figurati. Molto difficile, figa, ma andate a cagare. Proviamo, dai. E uno. E due. Dai. Bravo, bravo. Bravo a me stesso. Vediamo cosa troviamo qua. Fammi trovare delle belle munizioni. Colpi speciali, che cazzo vuoi che ti dica? Ok, quindi salviamo di nuovo, figa. Ci mancherebbe altro che abbiamo fatto l'hacking corretto. Ok, bene, adesso vediamo se riesco a. Allora, 2 cavi override. Sì, ma il caricatore non me ne faccio un cazzo. A me servirebbero delle munizioni perlomeno. O un health fluid, vediamo. No. Scusate. No, ragazzi. No, ragazzi, ora non ricordo se ho salvato. Sì, non avevo salvato. Cioè, scusate, avevo salvato in realtà. Allora. Adesso c'è il problema. Com'è che si chiama sta macchina? Hexacore Integrated Virtual Environment. Chi sti cazzi? Praticamente il baule di Resident Evil. Allora, adesso c'è lo stronzo qui fuori. Che mi aspetta. Guardatelo, guardatelo. Sta cercando di interfacciarsi con la porta. Io quasi quasi, ragazzi, proverei a farlo entrare. Faccio il giro della scrivania e così risparmio le munizioni. Dai, proviamo a vedere se ci riesco. Cazzarola. Ok, vabbè, dai, una grattata me l'ha data. Questi si alzano. Lasciamo stare. Via. Dai, che forse non entrano, cazzo, forse non entrano. Dai, che non dovrebbero entrare. È una grattata me l'ha data, però. Perlomeno dovrei essere riuscito a superare sto cazzo di posto. L'epinefrina, ma va a cagare, te, l'epinefrina. Io veramente siamo alla fine del gioco. Non ho ancora capito che cazzo serva sta roba. Allora, c'è una porta di là, una di qua. Un lungo corridoietto. Questi sono gli stronzi che sono lì fuori. E qua mi sa che non c'è un cazzo. No. Allora, devo decidere dove cazzo andare. Allora.
niente, c'è una porta su e una giù. Andiamo di qua. Andiamo di qua, prendiamoci il fucile. Vediamo come cazzo va. Minchia ragazzi, che è lungo sto corridoio ragazzi. Allora lì c'è uno stronzo lì avanti, ma è abbastanza distante, vediamo. Ok, dai. Cazzo, sprecare colpi così veramente, cazzo. Ma che cazzo, ma da dove è arrivata sta puttana? Ma da dove è arrivata? Ma va a cagare, cazzo, ma va a cagare, cazzo, ma va a cagare. Facciamoci una punturata, ragazzi, perché qua stiamo veramente, veramente malino. Da dove cazzo è arrivata, cazzo, sta qua? Ma va a cagare, cazzo. E c'abbiamo sta pistola Predator che io non so che cazzo sia, o non l'ho trovata. Boh. Vabbè. Niente, c'ho sti caricatori della minchia qua. Questi si alza. Ah, c'è una roba questa. Munizioni 50, che è il fucile? Dovrebbe essere il fucile, ragazzi. Allora, qui c'è poltiglia tumefatta. Il gioco sta salvando, ragazzi. Si sta creando un checkpoint. Qui mi sa che... posto bello grande. Parte una cutscene, signori. Una cutscene. Hey, you! Damn! You should be in there! Hey, what the hell? Let me out now! Oh no! I can't stop the system! The process! Ma va a cagare, resisti sto cazzo. Ma vaffanculo, porca puttana. Io faccio così, cazzo. Vediamo se davvero ci mette 5 secondi. Merda. Merda, sono morto ragazzi, sono morto. Vabbè, siamo appena arrivati. Riproviamo. Tanto qui il checkpoint l'ha appena fatto. Devo fargli saltare allora in aria queste bombole qui di esplosive, ragazzi. Le bombole esplosive sono da far saltare in aria. Vediamo se posso caricare. È inutile affrontarlo, probabilmente. Inutile affrontarlo, probabilmente. No, aspettate. Io sta pistola Predator non so dove cazzo sia, ragazzi. Non so dove cazzo sia sta pistola Predator. Io no, no veramente. Perché guardate, il pistolone qua, questo non lo carica. Non lo carica, ragazzi. Non lo carica. Quindi non sono queste le pallottole giuste. Vabbè, allora, proviamo ad avanzare. Allora, vedete, ci sono una, due, tre. Ce ne sono parecchie, ce ne sono parecchie. Dai, ce la giochiamo.
minchia, che è sta roba? Lì c'è una roba per curarsi anche, ho visto. Dai, proviamo a saltare la cutscene. Fammi saltare la cutscene. Sì, dai. Ma vai a fare in culo, cazzo. Merda, non riesco a staccarmelo però, sta merda. Ma dai, ma cazzo! Ma veramente, ma figa ragazzi. Allora, devo stargli proprio tanto distante a sta roba, tanto distante, cazzo. Devo stargli tanto distante, porca puttana. Lì ci sarebbe un oggetto curativo, ma... Vediamo se mi faccio il mental drop qua, cos'era? No, l'epinefrina. Vediamo se riesco. Dai, saltiamo la cinematica, sì. Va a cagare, ma sta distanza qua non ce la faccio, figa! Minchia, che tega mi ha tirato, ragazzi. No, ma va a cagare, ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Dai che gliel'ho tirata stavolta, dai che gliel'ho tirata. Sì, ma non raccoglie la roba, ragazzi. Non la raccoglie, dai. Non la raccoglie, è inutile incazzarsi. Dai, porco due! Ma perché non fa saltare in aria sta roba? Ma no, il sciocco, Dio caro! Ma che è quella roba lì? Potrei friggerlo lì dentro, figa. Ma come faccio ad attirarlo qua? Yo Doc, you said a few minutes. Dovrei ragazzi tirarlo dentro là, ma non capisco come cazzo devo fare. Che cazzo è adesso? Si è rincoglionito adesso il tipo, o si è fermato? Oh ragazzi, il tipo si è fermato.
Oh, coglione! Dai, ma va a cagare! Che due coglioni, ragazzi, che due coglioni, ragazzi. Che cazzo è adesso? Ma come cazzo lo posso ammazzare sto qua che mi sta troppo addosso? No ragazzi, no ragazzi. Ragazzi, mi tocca fare un altro taglio. Ragazzi, allora dopo non so quanti tentativi, almeno 10, cazzo. Gli ho fatto saltare in aria praticamente tutte le bombole di gas, quindi l'ho rallentato piuttosto molto, ho rallentato molto questa merda di mostro fino a che sono riuscito a farlo avvicinare alla gabbia dove arrivava quel raggio praticamente elettrico. Adesso l'ho imprigionato lì e il raggio elettrico dovrebbe friggerlo, cazzo. Vediamo se ce l'ho fatta, signori, incrociamo le dita. Speriamo bene, ragazzi, speriamo bene. Vediamo. Merda, ma non è mica morto ancora, ragazzi. Merda, ma non è mica morto, ragazzi, ancora. Non è morto ancora. Devo farlo di nuovo, evidentemente. Allora, l'ho rallentato parecchio. Vediamo se riesco a portarmelo qua. Sto cazzo, ragazzi, anche mettendolo dentro il coso lì, la gabbia con la scossa elettrica, non serve a un cazzo, o forse bisognerà farlo più volte, evidentemente. Ok, signori, bisognava ripetere il processo almeno due volte, oltre a avergli fatto saltare per aria in faccia le bombole da gas. Quindi, signori, adesso mi sembra che sia crollato al suolo, cosa che prima non era successa. Quindi vediamo se davvero è così che si ammazza questo pezzo di merda. Sarà così? Sembra di sì, signori, si è sbloccato qualcosa. Porca puttana, ragazzi, se facevamo una diretta qui andavamo avanti delle ore, ragazzi, delle ore. Punto difficilissimo, raggiungi la centrale. Allora, vediamo se ci sono delle cose da raccogliere. Lì c'erano dei carri, vedete, qui ho fatto saltare in aria praticamente tutti i fusti qua di kerosene, di carburante, che cazzo era. E così lui si indebolisce, cammina un po' lentamente, tu riesci ad attirarlo al centro. Vediamo un attimo. Altre munizioni.
ragazzi, ragazzi, che casino, ragazzi. Io spero che, che il gioco abbia salvato, perché rifarsi tutta sta roba, ragazzi. Allora, dov'è che ha aperto la porta il tipo? Sembrava avesse aperto una scala, qualcosa. Vediamo un attimo. Ah, c'era sempre. Ah, ma c'era quella porta lì, in effetti, che non si era aperta ancora. Quella porta là, cazzo, non era aperta. Allora, un attimo solo che andiamo a caricare. Dai che tiriamo dentro sti cazzo di proiettili a punta cava. Ok. Ora qui, signori, non ci sono scale, non ci sono scale che mi portano su. Minchia, c'è uno spiattellato là sopra, che porcheria. Allora, non ci sono scale che mi portano lassù, né tantomeno porte aperte qui giù. Presumo che lui abbia aperto la porta, quella che all'inizio noi non riuscivamo ad aprire. Quindi presumo debba tornare indietro. Presumo io debba tornare indietro. Sarà così? Sta porta qua, cazzo. Dove cazzo si andava di qua? Sarà questa la porta che ha aperto. Forse perché prima neanche ci ho provato ad entrare qua. Sì, sì, sembra proprio questa, sembra proprio questa. Ok. Minchia, però hanno scoppiazzato la Resident Evil in una maniera veramente becera. Ecco il dottore. Dai, coglione. Christ. I thought you were going to die in there. Thanks for your help, Mr. Mason. Dr. Mason. Cazzo, ho fatto io tutto. Grazie dell'aiuto. I used to work in the treatment room. What was that thing? One of your lab rats gone wild? Well, you should know, of course. That thing is, or better yet, was one of yours. One of mine? What the hell is that supposed to mean? The CSR-03s your unit was transporting last night spread to the city. Ma dai. Wiping out the entire population of Keensite. Each afflicted subject reacted differently to the effects of the toxin. As a matter of fact, the leak was so prolific that it even reached the dam, trapping many of Hexacore's own and transforming them into ungodly monsters. Prior to infection, the members of Hades stationed there were administered an experimental additive that increases quello che mi punturo io, minchia, che porcheria. But as a side effect, it seems to have generated some rather unusual varieties of form when combined with the toxin. Cut the bullshit. Praticamente un Captain America horror. Already, and they're completely different from what you don't get it. Not long ago an alpha team was called out. L'alpha team, cazzo, pure. Meaning what exactly? By the time alpha team arrived, something had literally torn the survivor to shreds. But he wasn't quite dead. The bioscanners indicated the formation of some genetic mutation, an anomaly. That's why the big shots ordered them to recover the specimen for analysts back at HQ. But what they found was something nobody expected. Both Castor and Pollux flourishing in harmony. The two viral agents had twisted together in some ungodly perversion that gave birth to something new. Bello, bello. Wait, are you saying that that thing out there is leave? Oh my god. Where did it go? Ah, sti cazzi, è Liv, cazzo, l'agente Liv. Il primo che abbiamo impersonato nella prima live, nelle prime due o tre live. Don't you understand? Get the hell out of here, boy. But you don't have to. Listen, I'll buy you enough time to get to the helipad. Then I'm gonna bomb this damn place. It's just down there. Now go! Look. There isn't any other way. Go on, get out of here! Sto cazzo, adesso mi sa che dobbiamo correre, ragazzi, mi sa che dobbiamo correre. There's no time left. I have to reach the helipad immediately.
audiologo del ricercatore. Mi sa che li ha trovati tutti, ragazzi. DJ, raccogli tutti gli audiolog, signori. Ho raccolto tutti gli audiolog. Vabbè. Ah, ok, qui io sono qui sopra. Orco 2. Ma zio cane. Ma possibile? Mamma mia, qui mi è andata di culo, ragazzi. Mi è andata di culissimo, cazzo. È andato a vuoto. Poi gli ho sparato proprio praticamente da una distanza, che dire, ravvicinata. No, usa in sciocco, cazzo. Ok. Cazzo devo andare, ragazzi. Ok. Allora controllo solo un attimino qui davanti. Minchia, a parte la gente spiattellata. Che non ci sia roba da raccogliere, perché mi sa che veramente, ragazzi, qui siamo alla fine. Io non so se arriverà lo scemo lì, il nero Walker. Ma mi sa che arriverà, secondo me. Comunque la gente lì, cazzo, si è veramente sbudellata. Orco 2. Ma vai a fare in culo, cazzo. Cazzo, è che ho anche i proiettili a punta migliorata, figa. Fai conto stesso se non li avevo. Porco negro. Vabbè. Qui per fortuna abbiamo da salvare. Qui non ho più i D-tag da consegnare. Allora. Io andrei via così. Vediamo per avere i proiettilini. Ce ne vorrebbero due. Per tre, figa. No, ma no, io non ho tutta sta roba. Io non so come cazzo si possa raccogliere tutta sta roba. Vabbè. Facciamo un salvataggio nuovo, voilà, che non vorrei mai. 17 ore, ragazzi, quasi 18 ore. Bello lungo sto gioco, diciamo, se uno non deve correre come un pazzo, se uno deve fare una speedrun, c'è tanto da giocare, veramente. Ok, allora sicuramente andiamo di qua. Ci sono stronzi. Che cazzo sono questi che fanno sto casino? Allora qui sta caricando, ragazzi. Porco due, ragazzi. Ma zio canarino. Questi con le tute sono i più coriacei, comunque. Questi con le tute sono i più coriacei. No, questo cazzo di proiettile, io veramente. Minchia, praticamente sto finendo i colpi. Solo, per carità, ho quelli del fucile, per carità, però. Ma qui c'è anche altra roba, fatemela vedere. Vediamo se sono proiettili che mi possono essere utili. Sì, mi sa di sì. Ok. Allora, lì le porte sono chiuse. Io non so dove cazzo. Allora, secondo me bisogna andare di là, perché minchia che schifo, ragazzi. Qui è tutto chiuso, lì poi c'è la melma davanti, figurati te. Allora, secondo me, solo lì possiamo andare, qui non c'è un cazzo da raccogliere, no? Dai.
Porco il sant'antioco. Dai, cazzo, crepa però. Proiettilini a punta cava, sì, a punta cava, a punta migliorata, non ne ho più. Vediamo se per caso ho raccolto delle munizioni per sta merda, ma che praticamente ho sparato due volte con questa. Il gioco salva, ragazzi. Orco eccolo l'agente Liv. Eccolo. Mio Dio, che schifo, ragazzi. Come cazzo dovrei fare esattamente a scappare da questo? Allora, mi ha apertamente detto che non c'è un cazzo da fare con questo. Minchia, ragazzi. Dai, vaffanculo, porco due. Io scappo, me ne sbatto i coglioni, veramente. Qui sembra tutto dritto. Ma dove cazzo dovrei andare, ragazzi? Dove cazzo dovrei andare? Ma io da dove cazzo sono arrivato? Aspettate un attimo, ma c'è un corridoio di qua. Ma dove cazzo sono qui? Ma dovrò andare di qua a sto punto. Ma che è sta roba? X, B, Y. Ma era per aprire la porta. Madonna di Dio, ragazzi. A, B, A, Y, X, Y, A. Ma che cazzo è sta roba? Ma è per scappare, figa, ma... Allora, Y, X, B, A, X, Y, Y, B. No, ma figa, cazzo, ma veramente, ma porco due, minchia, che merdata, ragazzi, che merdata, oh. Vabbè, dai, proviamo a continuare. Proviamo a continuare una volta, ma secondo me dalla terza porta in poi, quello stronzo di merda. Ok, dai. Non possiamo saltare la cinematica stavolta. Minchia, che batteria, ragazzi. Allora, X, A, B, X, A, Y. Ma io gli posso sparare da qua?
Allora X, X, Y, Y, A, Y, A. Ok. Ah, ma figa, come ti prende, ragazzi? Come ti prende, ti ammazza, ragazzi. Come ti prende, ti ammazza proprio. Cioè, non... Non c'è via di fuga praticamente. Quindi a sto punto io a sto punto andrei semplicemente a scappare, perché se tu mi sa che lo fai incazzare, secondo me è peggio. Ma porco due, che schifo, ragazzi. Eppure lui lo dice. Allora B, Y, A, A, B, X. Dai, apri, cazzo, apri. Allora me ne sbatto, ragazzi, me ne sbatto, perché se gli spari questo si incazza. Allora B, X, X, no, X, A, B, Y, B, X, X. Guarda, gliela tiro giusto perché sto qua. Allora, Y, X, A, B, X, Y, X, X. No, porco due! No, figa, gli sono andato in bocca praticamente, gli sono andato in bocca, cazzo. Gli sono andato in bocca, ragazzi. Vabbè, signori. Facciamo un altro taglio, perché qui veramente facciamo notte. Allora, signori, sono riuscito a attivare il richiamo dell'ascensore. Ho chiamato l'ascensore. L'ascensore è finalmente arrivato. Io ho dovuto temporeggiare portandomi dietro il mostro avanti e indietro per i corridoi. Naturalmente l'unico modo per bloccarlo è sparare ai fusti di benzina lì di soluzione infiammabile. Lui si ferma e sta fermo un po' di secondi mentre praticamente l'ascensore scendeva. Non c'è modo di ammazzarlo né con fucilati, e appena ti tocca ti ammazza. L'ascensore è arrivato, quindi adesso io vado a sparare all'ultimo fusto di cherosene e vedo di riuscire ad andare a prendere sto cazzo di ascensore. Ragazzi, fatemi gli auguri, perché veramente è di una difficoltà questo punto veramente veramente estrema, ragazzi. Voi non avete idea. Allora andiamo, dai. No, ma porco due ragazzi, anche qua, ma figa, ma veramente, cioè, anche se gli fai saltare la roba addosso, se gli stai troppo vicino, finché non cade per terra, no, veramente, ragazzi. Ragazzi, sono riuscito ad entrare all'ascensore, ragazzi, veramente, se non faccio una sincope mentale, cazzo, stavolta, veramente sto provando da almeno un'ora e mezza, cazzo, almeno un'ora e mezza. Voi state vedendo veramente gli ultimi momenti di lucidità che ho veramente, perché in questo momento sono veramente strafatto, sono sfinito, cazzo. Un punto veramente difficilissimo, ragazzi, difficilissimo. Dai, speriamo sia finito sto cazzo di gioco, ragazzi. Sopravvissuto per il rotto della cuffia sul ultimo scontro con il mostro, contemporaneo l'agente speciale Liv Raven raggiunge finalmente il tetto della diga, dove si prepara a contattare Sandman. Una volta avviato il sistema di autorizzazione, ci vorrà molto prima che l'intera struttura esploda in mille pezzi. Minchia, non è ancora finita, ragazzi. Porco due. Contatta Sandman, ragazzi.
E secondo me arriverà il nero invece, vedrete. Vediamo se c'è qualcosa da raccogliere. Come l'inventario è pieno. Come l'inventario. Senti, cazzo. Allora, io quasi quasi mando a fanculo un cavo di hacking, tanto che cazzo vuoi che sia, dai. Vaffanculo. E sti cazzi. Qui c'è qualcosa? No. Via dove siamo usciti. Cutscene, ragazzi, cutscene come se piovesse. Major, I'm on the roof of the dam. The Citadel's been overrun. I repeat, the Citadel's been overrun. The whole situation's foobar. No survivors. Hold on. No. Che due coglioni, ragazzi, che due coglioni, ragazzi. There's no way. Leave. Leave it. Stop until the end. No, ma ragazzi, che cazzo devo fare io qua? Che cazzo devo fare io qua? Che cazzo devo fare, ragazzi? Che cazzo devo fare io? Sono veramente sfinito, cazzo. Porca puttana, ragazzi. No, mi sa che qua dobbiamo ammazzarlo proprio. Solo che gli esplosivi sono talmente forti, che ti fanno, che ti ammazzano se gli stai troppo vicino. Allora dobbiamo per forza di cose sparargli da lontano, ragazzi. Dobbiamo per forza di cose sparargli da lontano. Ragazzi, è una roba veramente impossibile, cazzo. Di una difficoltà, ragazzi. Di una difficoltà estrema. Io non so. Alla modalità difficile, come cazzo sia sto gioco. Saltiamo sta cinematica, andate a fanculo, cazzo, voi e questo cazzo di gioco. Ma stare distanti, ragazzi. Dobbiamo star distanti, ragazzi. Questo sta correndo come un toro, ragazzi. Sta correndo come un toro. Intanto arrivano zombie. Dove cazzo sta? Io non so esattamente come fargli saltare, come far saltare questi nell'angolo. E lì me li sono giocati, mi sa. Fatti una punturata, cazzo. Aspetta, dobbiamo capire dove sono gli ultimi rimasti. Non è che ce ne siano tanti, ci sono solo questi. Ma come cazzo posso attirarlo così lontano, questa merda?
Come cazzo posso tirarlo così? Come cazzo faccio a metterlo qui? Qui di fianco, cazzo. Ma come cazzo vuoi che faccia a metterlo qui di fianco? A meno che non entro qua. A meno che non entro qua. No ragazzi, è una roba terribile, ragazzi, è una roba terribile. È una roba, ragazzi, è una roba che se la raccontate in giro non vi credono, cazzo, non vi credono. Come cazzo posso colpirli io queste merde di fianco così? Sto punturando, ragazzi, mi sto punturando, ma mi sa che questa merda... Guardate, avevo la possibilità di sparare, no, che cazzo, ho finito i colpi, ma andate a fare in culo, porco due. Minchia la puttana. C'è una roba qui, c'è un mental, un cazzo qua. Mental fluid, ragazzi, mental fluid. Ma va a cagare, ma zio cane. Ma... Ragazzi, non spara, non spara, non spara. Non spara. E non spara, no, che è la puttana. No ragazzi, ragazzi, veramente mi sto incazzando. No ragazzi, ragazzi. Ragazzi, è una roba terribile, ragazzi, sto gioco va veramente, mi stanno girando i coglioni in una maniera vorticosa, ragazzi. Ragazzi, non giocate a questo gioco, veramente, non giocateci. Ragazzi, zio porco assassino, ce l'ho fatta, c'erano tantissimi proiettili della Magnum, del quel cazzo di pistolone che ho preso una volta lì nell'armeria, che ho usato tre volte perché non c'erano le munizioni, insomma furia di... c'erano praticamente munizioni infinite a sto punto in diversi punti della mappa. Sono riuscito adesso a buttarlo giù, adesso è partita una cutscene, ragazzi, sono veramente, veramente, io non ce la faccio più, è tutto il pomeriggio che sono qua, cazzo, tutto il pomeriggio, andiamo. Porca puttana, ragazzi, io spero che sia finita perché non ce la faccio più. Nice one, kid. You really put that shit hawk in a fucking coma. Major! Major! That's hard to believe. I didn't think Leave could get any nastier than he already was. Ragazzi. Come on, we need to get out of here. Minchia, non è ancora finita, ragazzi, non è ancora finita. Sono 5 ore che sono qua, cazzo. Eccola! No, ancora ragazzi, non ce la faccio più. Che cazzo è successo? Not today, kid. Not today. You've already risked your life far too many times. This time, only one of us is walking away from here alive. No, non è ancora finita, ragazzi, non ci credo. Non ci credo. No, forse sì, dai. Is undeniable. Capitolo 5, capitolo 5. Favors the bold. I accomplished my mission at the first light of dawn, and for once in my existence, the best plan was to not have a plan.
Aiden. Ma adesso si risveglia. Mi sa che. Aiden! How in the hell did you? Where? Oh no. È stato tutto per aria. Sorry to disappoint you, kid. I guess the great Sandman ain't so great after all. But after all of the lives lost, at least I managed to save one. What's going on? By all rights, you should be dead. And you're not. C'è anche lui il virus, idiota. Police did that to you. That fucking guy! Don't touch me! Stay away! Leave! He turned me into this freak! The antidote! I need it now! This? Give it to me now! Are you all right? Did it work? You bastard! Eccoli, eccoli, ragazzi. Tutti e tre assieme. You mass murdering piece of shit! I will never forgive you for taking her away from me! What? What the hell are you? Drop your gun right now! You fucker! You killed her! Why? What did my baby ever do to you? Hey, whoa, calm down. Too many people have died already. Why don't you drop the weapon so we can talk about it? Whatever happened, it's over. It's over. No! It's not over! Not by a long shot! Not until this guy pays for what he did to her! Listen. I don't know you, sir. But you can trust me when I say the man who did all this is dead. The Major's a hero. He risked his life. He risked his life? Huh? For what? To murder tens of people? Including my wife? Minchia, stra incazzato. I was there, soldier boy. I saw what he did to her. My baby. Now, I suggest you get the fuck out of my way or you can go to hell with them. I'm not gonna tell you again, sir. Drop your weapon or I'm gonna shoot you where you stand. No matter what you think you saw. Stand down, Raven. What? Stand down. It's you, isn't it? Samuel. How do you know my name? Because I know more than what you think. But the only thing you really need to know is that I'm truly sorry. I never meant to hurt her. Forse il virus l'ha costretta. She was one of the few people I could really count on. What's that supposed to mean, huh? Who are you people? He's the one who ripped my arm off and broke my neck, baby. While you just stood by and watched me die. Mio Dio, ragazzi. No, that's not what happened. That's not how. That's not. She's dead. Sam, baby. Are we really gonna argue over semantics? Just look at yourself. You're nothing but a frightened lab rat. Shut up! That's all you want! Shut That's up! All you ever shut were. The fuck up! Bro. Just shut your mouth! Samuel, I... Stop! Just don't say another goddamn word! These people know everything about you. Find it, Samuel! They always used you for their advantage. No! Okay. This isn't real! You She's dead! Company property! Don't listen to her, Since Samuel! Since the moment you were born! Damn it! The voice isn't Sarah! Don't do it! Minchia, è finito così. Cioè, gli ha tirato una rivoltellata praticamente. Quindi il fatto che lui avesse queste allucinazioni in realtà era dovuto al fatto che appunto dagli scritti che abbiamo visto durante il gioco l'intera popolazione era praticamente stata usata per testare questo gas, questo Pollux. E quindi è molto probabile che lui avesse sviluppato questa malattia come effetto collaterale, ma allora come lui anche altri a sto punto.
come lui anche altri. Quindi io credo che lui non abbia ucciso, che Sandman non abbia ucciso la moglie, ma che lui se l'abbia inventato, che lui se lo sia inventato. Molto probabilmente, forse la moglie era anche invischiata nella faccenda, probabilmente Sandman non ha ucciso nessuno e lui è partito alla grande in virtù di aver avuto un'allucinazione praticamente. Proviamo a saltare la cinematica, vediamo che cazzo succede. Ok, quello è il pendaglietto della moglie. Si rianimerà anche lei forse. Minchia ragazzi, che cazzo succede adesso? Minchia, ma che è sta roba? No ragazzi, non so che cosa sia sta roba, ragazzi. Non so che cazzo sia sta roba. Scusate un attimo. Allora, io sto avanzando in soggettiva. Gene signature confirmed. Welcome back, sir. Boot up the register. Ah, questo è quello che aveva organizzato tutto. Mission report K731. Personal code FG9565061. Mission status completed. The material requested has been recovered. Of those involved, there's no one left. At least no one who knows what's really going on. I erased all traces of K's involvement. Hexacore Biogenetics will be blamed and held accountable for the mishap in keen sight. È tipo Resident Evil che praticamente un'agenzia concorrente gli ha fregato il Pollux, ha fregato sto virus. Following materials archive evidence number 1 HAF4RG0 delta surveillance footage. Sì, questa lui praticamente ha le prove, in questo modo lui scarica la colpa dalla Hexacore praticamente. Evidence number 2, intercepted voice messages of Major Sandman Vulcan. L'audio della conversazione. Encryption code XDR 00035. Sarah, I would like to speak with you in person, but I'm afraid that's just not gonna happen. Lei lavorava, figa per loro. So this is it. Cazzo. The moment has arrived. You know, I told you that I'd do whatever it takes to protect her, and now I gotta prove just that. Prove it to myself, to you. Mostly prove it to her, my precious little angel. Porca puttana, lui aveva la figlia di... No. My man and I will be deployed to the Aegis labs to recover samples of Castor and Pollux. After which, you know what I have to do. Minchia, era di lei, di lui la figlia. I know what you're thinking right now. So many innocent lives lost to save just one. But she's my baby girl. So listen up. I want you to leave Keen Sight, you and your Samuel, and get as far away from the city as possible. The gears of destruction are already in motion, and nobody can stop them now. Porco due, ragazzi. Even if they could, I wouldn't let them. So, if one day my conscience does feel a little less guilty, it'll only be because I've not only saved my daughter's life. Pazzesco, cazzo. Questo aveva la tresca con la dottoressa. Truly love someone with every fiber of your being.
choices you gotta make to hold on to that love, to be with that person and share one last day, one last minute, one last tantalizing second. I couldn't live with myself knowing I didn't step up and do something, even if it means burning in hell for eternity. That should come easy compared to a living hell without her. Oh, ma l'aveva già la figlia. Ragazzi, ragazzi. Evidence number 3, Sarah Carmichael's recording to Sam Walker. Sam, sweetheart, I've been waiting for this day to come, wishing I didn't have to tell you the things you're about to hear. Yet, here goes nothing. The more elaborate the lie, especially one as grandiose and brazen as this, the more difficult it becomes to explain. I should have waited for you to come home, to speak with you in person, but I just can't do anything but record this. You won't be home before dark, by which time it'll probably be too late. There's a good chance they'll come here looking for me. They. I guess you're wondering who I'm talking about. What I'm about to say will change your life forever. Change my life, too. What's happening, one way or another, was inevitable. But at the cost of many thousands of lives, it will also mean the end of our relationship. Listen to me. By now, all of Keen's sight is lost. He did it. He infected the whole goddamn town, sentencing the people here to a fate worse than death. He committed a truly unforgivable sin. The last hope for a crazy man being puppeted by even crazier people, the Kuronosu Company. Still don't understand how he could have done it, how anyone could have done it, even him, especially him. God damn you, Kuronosu, Hexacore, damn you both to hell. Oh, Christ. We're just a bunch of filthy murderers. Sempre il discorso dei cinesi che volevano loro distruggere gli americani. Listen. What I wanted to say, if I wasn't a coward, is that even though I've always loved you, I've never been completely honest with you. Ti credo, cazzo. Beneath this city, behind your disease, lies a si era capito che la sua malattia è causata dagli esperimenti che fanno sti stronzi. Rather than being obliged by this tragedy, but I couldn't, and wasn't ready yet. I was afraid of how it might affect us. Sorry. It kills me to tell you this, but I'm not who you think I am. I immagino. You already know that I work for Hexacore. Adesso lo so che lavori per loro, però. My job isn't limited to mere administration. Se sto cazzo l'amministrazione. My field of expertise is actually the supervision of research studies, monitoring one of our most important tests. Cazzo. Ah, bello. For decades now, our government has been experimenting in its own backyard, testing chemical weapons on an unsuspecting America. Porco due, ragazzi. The project is called Truman, and Keen Site is one of the most illustrious testing zones, with Hexacore overseeing the whole shebang since the 40s. You, and hundreds of others like you, are the end result of these tests. And we've been tasked with keeping you in check and gleaning as much data as possible about your condition. I can attest, however, that it took very little effort for you to become the most important part for me. Because... Ragazzi. Because I actually fell in love with you. And it wasn't just a job for me anymore.
So when someone asks if I love my work, I tell them yes. Thanks to you, I do. And maybe that's why I've never had the courage to tell you before. And more importantly, I would never leave this place without you, of my own free will, if given the choice. Hold on. I hear something. Ah, ma allora l'hanno ammazzata perché... There's somebody out there. L'hanno ammazzata perché non poteva divulgare tutta sta roba. Allora probabilmente è morta. Uccisa da Sandman. Evidence number 4, ID tags of Sarah Carmichael. Ah, l'ID tag, ragazzi. Genetic supervisor code 27. Allora, finalmente ce l'ho fatta, sono a casa, sono a capo di quel progetto di sperimentazione più importante di un paese. Ho lavorato anni al perfezionamento del progetto Truman insieme al signor Calculo della Exor, ma forse ci è voluto un po' di tempo per convincere quel dinosauro di Murphy e Washington a darmi il comando delle operazioni. Da nati retrogradi ero sempre o troppo giovane o troppo donna o troppo nera, ma alla fine ho dovuto riconoscere il mio valore. Sono qui solo da pochi mesi, ma credo di essere... Mi è ambientato perfettamente in questa comunità rurale, ogni tanto provo un po' pena per i cittadini di Kingside e forse sarebbe meglio definirli con il loro vero nome, Cavie. Altre volte però li invidio, tutto sommato, immagino debba essere bello avere una vita semplice e senza grattacapi. La compagnia si occupa di tutte questa campana, in questa campana di vetro gigante li tiene a riparo dallo schifo del mondo esterno. Mi piace pensare di aver contribuito a creare una sorta di piccolo paradiso qui. E forse un nuovo giro dell'inferno, ancora non riesco a capirlo bene. La fase più complessa del progetto Truman è ufficialmente iniziata, perlomeno il mio ruolo attivo sul campo. Ogni ricercatore dovrà avere un contatto frequente con il soggetto da controllare, io non farò eccezione, anzi dovrò dare l'esempio. In ogni caso domani incontrerò il mio sorvegliato speciale a giudicare i rapporti, è evidente che si tratta di uno dei soggetti più importanti fin della sperimentazione. Spero di ricordare ancora le buone maniere, cazzo, poi sei innamorata di lui. Intanto il braccio continua a prudermi costantemente da giorni, il fatto che tutto il personale della compagnia abbia un microchip impiantato nell'avambraccio destro non significa necessariamente che sia una buona cosa. Ah, voleva l'ID tag allora l'altro, Sandman. Dopotutto noi siamo i ricercatori, non certo le cave del programma, purtroppo però queste sono le regole del gioco e non posso certo tirarmi indietro. Mio Dio, erano anni che non mi sentivo così bene. Il progetto Truman sta procedendo senza intoppi, la sperimentazione sta facendo passi da gigante. Molto non nascondo l'eccitazione grazie al lavoro che svolgo il mio soggetto, ok, dato che questo non è un rapporto ufficiale. Posso dire che soggetto Sam, o insomma la persona che seguo e si è quale sono dovuto avvicinare, beh, inizio a pensare che sia qualcosa di più. Non dovrei, lo so, ma la compagnia non vuole che gli sia, vuole che gli stia sempre vicino. E questa è la stessa cosa. E questa è la stessa cosa che vuole il mio cuore. Allora dov'è il problema? Ragazzi, sei innamorata, questo è il problema. Con lo spostamento del personale di alto livello in nuovi uffici all'ultimo piano della diga, ci siamo ritrovati a condividere molti spazi per i ragazzi nell'unità speciale Exarcor. Ma mentre gli agenti Hades sembrano delle macchine da guerra che lasciano trasparire ben poco di personale di fuori dalla loro ristretta cerchia, i piloti della F sono ragazzi piuttosto normali, nonostante quello che la compagnia ti porta a dover fare. Uno in particolare sembra attirare l'attenzione di tutte le ragazze qui intorno, si chiama Aiden, anche se tutti hanno iniziato a chiamarlo Sandman dopo l'incidente di Grom Lake. Non ho idea di quello che abbia fatto per uscire di qui, ma vorrei saperne di più. Aiden è una persona straordinaria, nonostante le difficoltà che ho dovuto attraversare. Sono riuscita a strappargli qualcosa di più del suo passato, ho scoperto che sua moglie lo ha lasciato ormai da anni, a causa del suo lavoro, che lo costringe ad essere sempre lontano da casa. Lo ha lasciato da solo a prendersi cura anche di sua figlia, la piccola Samantha. Ah, no, allora non c'entrava un cazzo con Sara, la moglie del nero. Mi sento davvero molto vicino a lui, tanto da sentire esattamente quello che prova per Sam. Non so quanto tempo mi dirà di più. La cosa più importante ora è concentrarmi sul mio lavoro. Pensavo di essere in grado di gestire tutto questo e invece vorrei non aver mai preso parte a questo schifo. Sono più di 4 anni ormai che lavoro per la compagnia portando avanti il progetto Truman. E sembra proprio che le cose non stiano andando come pensavo. Non siamo qui per migliorare la vita delle persone ma per testare delle possibili armi di distruzione di massa. È come se non bastasse, nonostante sacrifichiamo la nostra vita lavorando per quei bastardi della Hexacore e per i loro burattini del governo, questi non alzano un dito per noi. Per nessuno di noi. Aiden mi ha rivelato che Samantha ha contratto una terribile malattia, qualcosa per cui servono delle costose cure sperimentali che la compagnia non ha intenzione di coprire. È per questo che negli ultimi mesi non sembrava più lui. Voglio fare qualcosa per aiutarlo. Gli sarò sempre vicino, sempre. Nel frattempo c'è almeno una cosa positiva in tutto questo. Sam mi ha chiesto di sposarlo. Una luce di tutto questo buio
che mi ha fatto capire quali sono le cose davvero importanti nella vita. Adesso so verso di cui voglio andare il mio cuore e devo dedicarmi solo a lui. Devo fare il mio lavoro al meglio così che lui possa stare bene. Non riesco a crederci. Aiden ha voluto incontrarmi appena fuori città per rivelarmi le sue intenzioni. Sembra ormai rimanga poco tempo per salvare Samantha, che l'unico modo per salvare la vita sarebbe compiere un atto a dir poco scellerato. Pare che la Kurunoksu, un gigante della farmaceutica mondiale, abbia stretto un accordo con Aiden per salvare sua figlia. In cambio della distruzione di centinaia se non migliaia di vite. Sti cazzi, ragazzi. Praticamente i giapponesi si sono riappropriati del loro gas, corrompendo uno, dicendogli che gli salvavano la figlia, nonché della sua stessa Hexacore. Come se non fosse abbastanza, metterà in ginocchio il nostro governo rivelando la verità dietro gli esperimenti sulla produzione americana in corso ormai da anni. Deve essere completamente impazzito. Niente, neanche la perdita di una persona così cara può giustificare una decisione così stupida. Sono abbastanza certo che quei bastardi lo stanno usando e non capisco come diamine non se ne siano resi conto. Proverò a parlargli di nuovo. Sono sicuro che sono le parole di un padre disperato, ma se non dovesse darmi ascolto sarò costretto a denunciarlo alla divisione degli affari interni della compagnia, per quanto non so se riuscirò a convivere con quello che gli faranno. Cazzo, allora lui è andato a prendersi il chip perché lei sapeva troppe cose. Allora l'ha ammazzata, sì. Aiden ha lasciato la base, ha preso qualche giorno di licenza. Sembra che la piccola Samantha non ce l'abbia fatta. Cazzo, il suo cuore ha smesso di battere appena 48 ore fa. Mi dispiace moltissimo, almeno non c'è più motivo per il quale Aiden deve mettere in atto il suo piano scellerato. A quanto pare dovrà fare un lungo viaggio per raggiungere il luogo della piccola Samantha, che era in cura, ma sono certo che tornerà presto, e quando lo farò gli sarò vicino il più possibile. Sti cazzi ragazzi. Praticamente la cosa che non era chiara, diciamo l'incidente è stato che è precipitato il gas con l'elicottero, ma era già tutto pianificato, cioè lui doveva far saltare la Hexacore, cioè diffondere comunque il virus, ragazzi, che casino. E mentre lui era pagato dai cinesi per riportargli il virus là. E invece qui abbiamo Samantha ragazzi. Ragazzi. Beh, insomma, l'ho finito con una valutazione B. Una valutazione B non è male, cazzo, considerato la difficoltà poi dell'ultima sessione qui, ragazzi. Signori, che dire? Che dire? Abbiamo finito questo gioco, finalmente l'abbiamo finito. Io vi ringrazio per avermi seguito in questa grande avventura. Che dire? È stato un gioco molto carino, molto interessante, graficamente non bellissimo, sono sincero. Tanti bug sia a livello grafico che anche a livello proprio di gameplay, poligoni che si compenetravano fra loro, poi il discorso di caricatori che ti cadevano, facevi fatica a riprenderlo, una gestione dell'inventario secondo me pessima, veramente pessima, dover caricare i caricatori con le pallottole è stata una roba veramente che mi ha fatto vomitare. Ciò nonostante devo dire che le atmosfere, i mostri, le ambientazioni mi hanno ricordato molto Resident Evil, i primi Resident Evil, non questi ultimi che sono molto votati all'azione, anche se Resident Evil 2 insomma un po' meno, però devo dire che questo gioco mi è piaciuto perché, ripeto, mi ha fatto rivivere anche con le cassettine, gli audiolog, le molte cose scritte in giro, mi hanno fatto rivivere i momenti dei primi Resident Evil. Quindi io vi ringrazio per avermi seguito in questa grande e lunga walkthrough di Daimer 1998, tra l'altro un gioco molto lungo, parecchie ore per finirlo. Vi ringrazio, ripeto, per avermi seguito, e continueremo a fare walkthrough soprattutto di survival horror. Io preferisco, mi piacciono molto questo tipo di giochi, quindi continuate a seguirmi se vi piacciono i survival horror e se vi piace essere da me intrattenuto, cioè che io possa intrattenere voi, io mi intrattengo da solo.
se vi fa piacere essere intrattenuti da me in questo tipo di gioco. Vi ringrazio allora e ci vediamo al prossimo walkthrough del prossimo gioco. Ciao 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 ciao.